Secondo me oggi la squadra ha giocato meglio di altre domeniche e ha fatto, secondo me, anche bene rispetto a una squadra forse più in forma del momento. Credo che se vogliamo ragionare su quello che abbiamo visto, non meritavamo assolutamente la Se la chiave di sconfitta. lettura della sconfitta. È la chiave della sconfitta che nel calcio si deve buttare la palla dentro. La chiave di lettura della sconfitta non mi può dire che c'è una problematica di uomini in campo sul secondo gol o sul primo gol. Sono due azioni assolutamente non costruite né per inferiorità numerica in fase di non possesso né per mancanza nostra. Se, ripeto, costruiamo e lo possiamo rivedere insieme, 10 palle gol, credo che chi è stato in mezzo a campo è meritevole di essere lodato. Poi è normale, la lettura e il calcio è fatto di imprevedibilità. Se noi buttiamo dentro la metà dei gol, delle occasioni, la partita, e loro la metà, anche loro, con la stessa, anzi facciamo così, che loro gliele facciamo fare Tutte. tutte e noi facciamo la metà, vinciamo Non è che 5-3 loro la le partita. partite tutte, Cioè, ma solo quindi, quelle. no, non ho mai, attenzione, io adesso non vorrei nemmeno che si passasse, questa è la migliore squadra vista qui a Cavalieri Questo Re. volevo dire, il Genoa non l'ha Ci ha visto. affrontato in una maniera intelligente e interessante sotto l'aspetto tattico per 18-20 minuti, dopodiché anche Gela ha abbassato il suo baricentro, i due esterni hanno incominciato a fare i quinti, questo l'hanno fatto per tutta la fine per 20 minuti alla fine del secondo tempo, quindi va dato merito a chi stava in mezzo a campo di aver spinto una squadra garibaldina molto, molto sciolta che riesce a giocare un certo tipo di calcio ad indietreggiare anche rispetto a noi. Poi ovviamente la lettura è oggi si è perso. Ci sta tutto, però non consento, nel senso, per quanto mi riguarda la mia idea, che oggi il problema, perché si è persi è una scelta di uomini. Sarebbe veramente riduttivo e non rispettoso rispetto agli 11 che sono andati in campo oggi. Noi siamo queste, e la classifica lo dice, queste 3-4 partite lo dicono, noi abbiamo questo modulo molto offensivo, però sapevo anche che incontravamo una Cavese che secondo me, per gli uomini che ha, per come gioca, avevo visto 3-4 partite, l'ultima con la Frattese mi aveva molto impressionato. Io credo che queste due squadre faranno parlare di sé se continuano a lavorare in questo modo, a essere protagonisti in campo, avere questo atteggiamento molto propositivo. Io credo che queste due squadre fino alla fine faranno molto, molto parlare di loro.